giudici organizzatori che si accertano della completa libertà del percorso, quindi della possibilità di far partire questa gara. Ragazzi schierati, viene tolto il nastro di partenza, quindi nutritissimo il gruppo dei partecipanti a questa gara, quindi, mentre notiamo finalmente che ha smesso di piovere, grazie a Dio. Quindi questi ragazzi si godranno la gara senza pioggia. Partita anche questa gara degli esordienti A maschili, quindi ragazzi nati nell'anno 2000-2001. Grande agonismo in campo, partenza direi forte, una partenza decisa, senza mezzi termini, nessuno si risparmia. Sono già alla prima curva i primi due che hanno preso un piccolo vantaggio. C'è qualche caduta, ma niente di grave. Pronti ad affrontare la prima salita? Pronti ad affrontare la prima salita in solitario i primi due, con un terzo atleta pronto ad incalzare. Ecco, la prima salita si ricompatta il gruppo. Diciamo che chi ha speso molto nelle fasi iniziali ora tira un po' di fiato e al contrario chi si è risparmiato da dietro risale il gruppo. Discesa con un gruppo ricompattato. Vediamo un atleta del Parma Sprint in testa, decisamente azione autoritaria, come di chi sa quel che vuole, quel che fa. Rintuzza il gruppo, un'altra salita. Percorso pesante, sempre più pesante, perché ogni gara che si effettua il percorso si appesantisce, ma questo è il bello del cross country. Cross country è anche una gara che presume fango e presume lo sporcarsi. Ecco, vediamo la teta del Parma Sprint, sempre in testa, sempre più in testa, in solitaria, seguito da un suo collega che hanno staccato il gruppone, quindi primi due posizioni consolidate e gran lotta per il terzo posto. Rettilineo finale con l'atleta del Parma Sprint che ha dominato direi questa gara dall'inizio alla fine e riesce anche a sprintare nel finale, mentre gran volata per il secondo e il terzo posto, se ne avvantaggia l'atleta della Coradini Excelsior per il secondo posto e stravince questo bravissimo atleta del Parma Sprint. Bravo, benissimo. Siamo all'arrivo di questa categoria degli esordienti A maschili. Esordienti A maschili all'arrivo, mentre adesso direi che si stanno preparando sulla linea di partenza le ragazze, quindi atlete nate nelle annate 98-99 dovranno effettuare due giri. Quindi salutiamo l'atleta Bizzotto, l'atleta Pegoiani e l'atleta Kitty, che vedremo successivamente impegnati nella gara allievi junior senior. 6 km di gara, 6 giri da un chilometro, e gran lotta per loro. Fa piacere vedere questi ragazzi che non vediamo l'ora che si sporchino di fango. L'orario di gara delle gare assolute non è possibile darlo e invito tutti.